Di fatto salta l'assemblea del mercato ortofrutticolo Paganino, c'era convocata per decidere in merito alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, ed è proprio qui che si sarebbe aperta una nuova spaccatura tra i due comuni soci, Pagani e Nocera, mentre il sindaco Salvatore Bottone propende per un collegio di 3 liquidatori, da Nocera Inferiore Torquato ha ribadito la sua linea, un liquidatore unico. Noi eravamo presenti, io, il sindaco di Corbara e il rappresentante del Cogmo. Mancavano gli altri soci, che credo siano poi arrivati con ritardo. Ribadisco quella che è la proposta del Comune di Nocera, di avere una figura unitaria, super partes, di alto profilo, che sia condivisa ovviamente da tutti quanti i soci, o almeno dai soci principali. Credo che sia il modo più lineare, più trasparente, non spartitorio, non politicizzato per gestire la fase liquidativa. Qualunque dovesse essere poi l'approccio futuro, non lo so, c'è da decidere anche i costi della liquidazione, che devono essere tenuti bassi, il tempo della liquidazione, che deve essere un tempo ragionevole e non protratto all'infinito. Però penso che sia il momento davvero di compiere, nello stile che ci ha sempre contraddistinto, delle scelte di qualità e di profilo valido, e non doversi più attardare ulteriormente nell'ambito di decisioni pasticciate. Le novità del sindaco Torquato sono riferite al fatto che lui propone un unico commissario liquidatore e non una triade? C'era appunto questa intesa iniziale nel dare, ecco, un margine più ampio di questa liquidazione, anche con la presenza di componenti, diciamo, all'interno come componenti dei due comuni, e poi, diciamo, adesso c'è questa novità che va valutata, va tenuta in considerazione, al di là delle personalità anche che sono emerse in quest'ultimo periodo come nomi, vanno fatte delle giuste considerazioni. Un appuntamento che si rinvia qui a una settimana, insomma i tempi sono stretti. Sì, i tempi devono essere stretti, cerchiamo di, ecco, quello che prevede la norma con il Consiglio di Amministrazione e poi la nuova convocazione, ma credo abbiamo adesso i giorni per poter confrontarci e trovare una soluzione che deve essere quella più fattiva nell'interesse della struttura. Pagani comunque non chiude la porta alla possibilità di 3 liquidatori, non deve essere per forza uno. Andremo a verificare, non togliamo limiti alla provvidenza. Nulla di fatto, tutto rinviato, c'è da superare questo, insomma, scoglio dei liquidatori, 1 o 3? Il Cogmo quale linea preferisce? Il Cogmo preferisce la linea di appoggiare 3 liquidatori. Perché per mantenere gli equilibri all'interno dell'ente gestore, perché riteniamo opportuno e sia importante avere uomini del territorio, e credo che in questo momento, in concertazione con il sindaco di Pagani Salvatore Bottone e con il sindaco Torquato, credo che si può tranquillamente delineare questa posizione.